cari amici, voi sapete che noi quando indaghiamo e troviamo. Non a caso abbiamo trovato il Magnum Bullarium Romanum. Bullarium, non si tratta di bulli, anche se per me noi i preti sono proprio dei bullastri da quattro soldi. Andiamo avanti. E questo bullarium invece è l'elenco abecedario delle bolle papali, a partire dal primo papa. Esattamente. A me su tutte queste bolle, gli fossero venute le bolle della cancrena, saremmo stati tutti molto più felici. Questo è un compendio omnicomprensivo, appunto, di tutte le bolle papali del 1691-92. Sì. Redatto da un monaco, da un fratacchione, benedettino, fratacchione, sì, che è sempre del cordone, cassinense, certo, che da Cassino, dove avevano imparato l'arte della stampa da Giovanni Gutenberg e tutti gli altri successivi, avevano poi, diciamo, messo a punto una scuola di stampa, avevano imparato la lezione, ancora oggi, e sapevano perfettamente che lì la cultura vince, quando c'è la cultura vince. E quindi hanno, diciamo, utilizzato, stranamente non capisco come mai non l'abbiano fatto ancora con internet, probabilmente lo fanno attraverso interposta persona come fanno, sì, da oramai 200 o 300 anni, ma loro lo facevano ancora direttamente. E chissà che distruzione di Cassino non c'entri Sassonia, non c'entri che questi nostri amici erano molto interessati a chiuderla con questi qua, solo che non sapevano che tutta la pinacoteca, la biblioteca, gli archivi era stato portato via dai tedeschi, che l'avevano inguattati, però ahimè in Vaticano. Certamente. Perché se l'avessero portato in Germania, certo, forse era meglio. Ma non è detto, perché secondo me a Mainz qualcosa c'è. Qualcosa di sicuro, dai, non immagino. Sarebbe il secondo soglio. No. Come mai? Cioè, ci sono due sogli pontifici. Oltretutto. Ma, mistero. Oltretutto. Allora, poi c'è la gente come Göring che di arte se ne intende. Insomma, è oltretutto. Allora, questo è un'opera in 5 tomi. Il primo tomo c'è circa 800. Totò, tomo, cacchio. Allora, qui è stato, noi l'abbiamo trovato questa opera, siamo andati a scovarla all'arcivescovado, eccolo qui, l'arcivescovado di Lugundum, che tutti si domanderanno, ecco, vedi, Camillo de Neufville, archiepiscopo, e che è Et comiti Lugdunensis Gallarum primati, e in provincia Lugdunensis legatole Reggio. E questo dice già tutto, non vuol dire creste di gallo. E noi che siamo piuttosto vecchi sapevamo che cos'era era un fastidio che arrivava a chi cedava, che ci dava in maniera adeguata. che ci dava. Vedete questo simbolo che sa molto di massoneria. Guarda questa specie di triangolo. Va bene, andiamo avanti. Allora, no, questo qui è il simbolo di quel arcipescovato. Certo, è lì noi, dove il simbolo degli illuminati campeggia alla grande. E noi nel server di questi signori qui abbiamo carpito, diciamo così, questi 5 tomi, di cui questo, diciamo, sono le prime pagine del primo tomo. Ecco qua, qui c'è l'index nominum Vicentum quadriginta e quadriginta Romanorum pontificum quorum immagine in toto hoc ore opere abentur ordine alfabetico una qua numero di gestus. Esatto. E quindi, insomma, qui c'è tutto l'elenco di quelli che hanno fatto, di quelli che non hanno fatto, di che cosa hanno fatto e di che cosa sono responsabili. Allora, sì, appunto, dici di allora, che si divertivano ancora a bollare questi bollinatori. Siccome l'ho tirato fuori, estratto due notti fa, e quindi anch'io dormo e mangio e bevo e lavoro e faccio tutte le cose. Ma anche di corpo. Anche di corpo, se non ci vado sto male. Appunto. Come tutti. E quindi ecco. Ad defecandum sporciziam. Allora, c'è questa.
questo lavoro di indagine da andare a realizzare, io ho fatto quello che ho potuto e mi sono andato a vedere solo i titoli di circa due terzi, tre quarti delle bolle del primo tomo, dove diciamo, sono composte da un titolo, da una descrizione del titolo e poi dal, diciamo, dell'atto, del documento, della decisione che si prende, eccetera. E ho visto quindi solo i titoli, dai titoli dei primi due terzi però non ho ricavato niente che riguardasse direttamente gli ebrei, ma ho ricavato per esempio gli elenchi delle abbazie che avevano l'esenzione dal pagamento della decima o di quelle che avevano diciamo agevolazioni particolari, tipo finanziamenti per realizzazione di opere. Ma lì c'era anche un do ut des piuttosto consistente, intendiamoci bene. Sì, sì, certo, certo. Perché un'esenzione ad esempio di carattere statale per una abbazia, beh, ben venisse. Adesso noi dobbiamo sempre comunque ricordare che la Chiesa ha avuto la prerogativa, perché loro dicono che loro hanno distribuito, hanno diffuso la cultura, noi diciamo che l'hanno carpita perché l'hanno tolta. O no, te facevi prete o non ti insegnavano a leggere. Aspetta, allora andiamo per gradi. Allora, tu sai benissimo che la Bibbia era interdetta all'indice, era una lettura sconcissima. Vai a leggere una pornografia schifosissima, certo. Tutte queste puttane. La cosa incredibile è che qui si chiede l'autorizzazione del Papa e pure quella di Ludovicus XIV. Bellissimo, bravo Ludovico. Che sarebbe Luigi XIV. Aloysius è lui, è Luigi. Ludovicus. No, è Aloysius. Ti dico Ludovicus. È Aloysius. Ti dico Ludovicus. È strano. Infatti, è stranissimo, però qui parlano in latino Luigi, maccheronico. Luigi in latino. Aloysius, lo so. Aloysius. Lo so, però lì è Ludovicus, che te devo fare? Oh. Ed è lui, perché 1600 e qualcosa è lui, è chiaro. Certo. Il cosiddetto Re Sole. Il Re Sole. Sì, anche perché il XVI è quello della guerra della rivoluzione, e certo. Questo è stato fatto cent'anni Luigi prima. Luigi XIV è lui, Re Sole. È lui. Poi il Luigi XV è quello in cui inizia la decadenza economico-finanziaria della Francia, che porterà poi con Luigi XVI alla sconfitta della monarchia. Praticamente gli autori chiedono il diritto d'autore. Gli autori dicono no, vogliono un imprimatur da parte del re, perché vogliono addirittura che siano puniti gli eventuali contraffattori. Questo a dire della democrazia espressa dalla Chiesa e dalla liberalità della conoscenza e della cultura, no? Ecco, questo per dire insomma con chi ci abbiamo a che fare. Immagini che una Sara la fanno passare per un'altra compagnia cantante, certo. Moglie, la cosiddetta moglie di Abramo, no? Sì, sì. Che esercitava giustamente la professione, la nobile professione. Allora, è talmente nobile che gira in rete adesso una locandina da qualche tempo in cui giustamente le prostitute di professione dicono no. Noi ci teniamo a chiarire bene che noi non siamo le madri dei politici italiani. È naturale, quella è la cosa più importante. Quindi, di questo momento. Vogliono gestire il loro è buon nome. È un titolo di nobiliario, un titolo veramente questo la dice di lunga. Altro credito. Di altro credito. Beh, insomma, ci manca. Allora, insomma, questo stampatore, ricercatore e anche archivista cassinense, che si chiama Laerte Cherubini, e di Angelo Cherubino, anche lui stampatore, e l'altro socio che è
Giovanni Paolo da Roma, sempre anche lui. Da non scompare, non confondere con Wojtyla, eh. No, no, attenzione. No, da Roma, perché lui veniva da l'altro veniva da Cracovia. Da Cracovia, ecco. E questo qui invece veniva e da Roma. E questo anche lui, ma si chiama Giovanni Paolo da Roma perché è un frate minore di San Francesco, dell'ordine di San Francesco, osservante, e quindi anche lui, diciamo, no, da Roma, perché veniva da Roma, da è nato a Roma. No, lui. Ma i frati cambiavano nome, no? E sì, si però il nome. Il da veniva, la provenienza era giusta. La provenienza era il luogo di nascita. Esatto. E quindi questa è la edizione nuovissima. Certo. Per l'epoca era qualcosa di... Come ad esempio quello Don Pirlone. Don Pirlone da Roma. Beh, era più da Milano, dovendo scegliere, no? Dovendo dare un patronimico, no? Certamente. Il grande Don Pirlone. E allora qui ci sono gli elenchi, come abbiamo visto, ma quello che è importante poi bisognerà vedere, perché poi nelle bolle, va detto questo, che le bolle erano una specie di gazzetta ufficiale. Era un timbro. Era una gazzetta ufficiale. Era un timbro. Sì, no, a parte il timbro, ma era una gazzetta ufficiale, cioè dentro questa bolla c'erano poi una serie di articoli della bolla che riguardavano argomenti anche abbastanza diversi tra di loro. Certamente. E quindi c'era questa, diciamo, possibilità di avere informazioni in merito agli argomenti a cui teniamo noi, magari inclusi dentro una bolla che parla di tutt'altro. Ecco. Certamente. Fra l'altro, quello che a noi interessa di più in questo momento, e lo dobbiamo dire, ripetere, come abbiamo più volte documentato, è che l'ebraismo ha esercitato la usura dal Medioevo in poi, per conto di sua Santa Madre Chiesa. Sì, ne ho trovato una di bolle molto rapidamente, fra le prime, che parla della condanna dell'acquisizione dei debiti per sfruttare le persone in difficoltà. Sì, esattamente. Dovrebbe essere fatta leggere a queste società che oggi strozzinano le cartolarizzazioni, capito? Per cui comprano a una cifra pari all'1% abbiamo denunciato 20.000 volte. E strozzinano i poveracci che hanno un debito che non possono onorare in maniera adeguata. Certo, ma quindi no, in questo elenco di bolle ne ho trovata una che poi andremo più a fondo fra qualche giorno, quando avremo materiale documentato e documentabile, anche tradotto in maniera adeguata, che dice per esempio che ci sono sanzioni pecuniarie, ci sono sanzioni penali, eccetera, per chi cerca di redimere le sue contese facendo i duelli o pagandosi cari, anzi, cogliamo l'occasione per dire che proprio tra la fine del 700, tra la fine del 500 e la metà del 700, ogni mattina si trovava a Roma dell'epoca, qualche persona morta ammazzata, ma non accoltellata dai delinquenti. A duello? Sì, morti a duello. E il Papa nel 450, parliamo di Eugenio IV, era una bulla di Eugenio IV, nel 1455 più o meno, perché quello è stato letto nel 1452, qualche anno dopo, emetteva una bolla proprio in merito ai duelli, e vuol dire che evidentemente era un'esigenza sociale sentita, perché se no non è che le bolle ne emettevano 200.000, emettevano 5-10 bolle l'anno, 20 bolle l'anno. Duelli leali, lealissimi, soprattutto questi giovani delle famiglie nobilastre che amavano confrontarsi al duello. Sì, poi ce la quindi, quello che va precisato a chi ci ascolta è che i duelli uno se li figura nel fine 700, fine 800, in quel secolo e mezzo. Invece i duelli esistevano di norma molto più diffusi che allora, addirittura nel 1450. Esattamente. E quindi tanto vero che la nobile arte del duellare, se noi le andiamo a vedere nei testi antichi, vediamo che è di quell'epoca lì, soprattutto del duello con spada e pugnale.
Sì, sì, pugnale col con la doppia arma, esatto. E infatti non a caso il fioretto è di quell'epoca lì. Esattamente. Il fioretto è di fine è anche una questione fine di 400 inizio 500. È un discorso di tecnica, perché fare un fioretto, cioè vuol dire lavorare il ferro rendendolo molto flessibile e resistente. E resistente non è d'accordo, molto facile. Certo, vabbè, ma infatti gli armaioli fiorentini li chiamavano anche a granada, è chiaro. Cioè, non è che tanto decantati armaioli spagnoli, soprattutto quelli di Granada, che sono rimasti, certo, no, sapevano fare alcune lavorazioni, sì. Ma i fiorentini erano altrettanto abili in altre. Certamente. Quindi ecco, questo per dire, insomma, che c'è lavorare il ferro, importantissimo. Le migliori armature di fine, diciamo, epoca dell'armatura, quando hanno cominciato ad arrivare gli archibugi, erano italiane. Certamente. Perché erano trattate con gli acidi che solo gli italiani conoscevano. Potevano conoscere perché erano esperti nell'arte ora. Esatto, per la brunitura, tostatura, adesso non mi ricordo il termine esatto, cioè l'induritura. L'induritura. Certo. E quindi altre pratiche tecnologiche, di tecnologia dei metalli, che solo alcune categorie molto ristrette di esperti della materia e delle botteghe, ricordiamoci sempre, le botteghe non erano solo le botteghe di pittura, erano le botteghe di conciatura delle pelli, degli armaioli, e dove gli italiani eccellevano e non a caso. Esattamente. Se è esistita una tradizione di cavalieri di Ventura, ne parlavo prima, che si è complicata con la decima massa di Junio Valerio Borghese, questa tradizione è legata anche al fatto alla tecnologia, alle conoscenze tecnologiche, che sapeva fondere le colubrine, e soprattutto un giorno diremo la nomenclatura. Le colubrine, ma soprattutto le bombarde, perché le bombarde funzionavano, le colubrine poi meno. Ho detto colubrina per dire la prima cosa che capitava. Ecco, le bombarde arrivavano dall'alto dei macigni da 3-4 certo. quintali, che quando scoppiavano cadendo le schegge dirompevano come se fosse stata una bomba. Le colubrine venivano utilizzate soprattutto sulle navi, perché erano cannoni abbastanza leggeri. Certo. Parlo cioè queste armi, che venivano utilizzate con una retrocarica, ricordiamoci sempre, perché la polvere veniva inserita attraverso una specie di boccale nel retro del cannone. Allora, volevo dire semplicemente questo, che questo atto si chiamava immaschiare, cioè faceva diventare maschio l'oggetto femmina che era la bombarda. E con questo, a questo momento la chiudiamo, perché poi dobbiamo passare a un'ultima cosa. Dai.